Per l'abitazione delle erede del trono e l'ultimo abitante Fuzari di Romanov, Nicola II, e ora è a grosso centro artistico dei bambini. Qui si può trovare più di 1000 studi artistici, è una specie di educazione supplementare, educazione gratuita per i genitori. Si chiama Nevsky Prospekt, Prospettiva Nevsky. E questa, l'ingresso e uscita, e non è visibile perché è situata in passaggio sotto l'artista russo Andrea Voronichin, fu edificata nel primo decennio del XIX secolo. E qui il generale Kutuzov ha fatto la preghiera prima di partire alla battaglia decisiva della guerra napoleonica sul campo di Borodino. E palazzo d'inverno, colonna al centro, colonna alessandrina, monumento trionfale in ricordo della nostra vittoria sul Napoleone. Questa piazza la vedremo al pomeriggio, noi entriamo all'Ermitage proprio da questa piazza, e questa gente schierata in una coda aspetta l'apertura del museo, che si apre alle 10:30. Dunque noi abbiamo questo museo al pomeriggio e sicuramente la piazza potrete fotografare. Ma Palazzo Imperiale, Palazzo d'Inverno, alla fuori questo verde, bianco, giallo, lo vediamo russa. E poi in corpo di questa fortezza cominciano a costruire le navi da guerra, e proprio qui è nata la flotta russa, sarebbe passato sull'alveo di questa Niva grande. Ponte che noi stiamo attraversando chiamano Ponte del Palazzo, ha ricevuto il nome della residenza imperiale. Piazza Portuale. Cattedrale della Resurrezione, ma tutti preferiscono chiamarla per il nome popolare. È successa questa tragedia, la cupola d'oro è proprio alla facciata che è volta da noi, decorata dal mosaico che presenta
Thank you.